Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scazzo Moderato, oggi puntata speciale di quattro chiacchiere fra emigranti. Chi segue Scazzo Moderato da un po' di tempo sa che io sono un emigrante, vivo a Dubai da 7 anni e ogni tanto mi piace fare delle chiacchiere con chi, come me, vive in una realtà magari diversa o in una cultura che non è proprio la sua o comunque ha un punto di vista diverso. Ho invitato, anzi, e invito anche in questo momento, tutti quelli che sono o italiani emigrati all'estero come me, oppure persone nate in un altro paese o da famiglie di altro paese, però poi cresciute in Italia, quindi che comunque hanno un punto di vista un po' diverso, perché magari sentono storie dei genitori sulla propria cultura di origine, poi loro crescono però con amici totalmente italiani e quindi notano certe differenze. Penso che sia un argomento bello, o quantomeno a me interessa. Quindi se vi piace rimanete in ascolto, perché in genere le quattro chiacchiere con migranti sono video abbastanza lunghi perché mi piace andare a braccio e fare veramente delle chiacchiere così per scoprire cose nuove. Se non vi interessa, oggi non si parla di politica, quindi chiudete subito questo video e ci vediamo al prossimo. Detto questo, oggi, a differenza delle altre volte, dove una volta ho intervistato un amico che vive nelle Figi, un italiano a Figi, e poi un'italiana a Parigi, abbiamo invece una persona di origine vietnamita che però è cresciuta in Italia, e quindi diamo il benvenuto a Tri. Ciao Tri! Come stai? Ciao, va bene, tutto bene, grazie. Allora, Grazie per Tri, l'invito, eh. grazie a te, perché, come hai detto, questa cosa mi interessa molto personalmente, quindi sono contento di fare due chiacchiere con te. Un pochino, già ovviamente abbiamo fatto così, ci siamo scambiate due parole prima di iniziare a registrare questo video, però adesso ti chiedo, tanto per così rompere un po' il ghiaccio, di dire a tutti quelli che stanno guardando questo video, tu, come ho detto, sei di origine vietnamita, ma quando e come sei arrivato in Italia? Allora, io sono arrivato in Italia nel 1985, grazie a mio padre perché ha fatto ricongiungimento familiare con vari documenti che ha presentato al consolato, perché dopo la guerra del Vietnam del 76 che è finito, nel 79 è partito perché non si trovava più nello stato in cui è nato e vissuto. Cercando fortuna, per cui lui è uno dei poor people, le persone che magari si ricordano un po' dei telegiornali di una volta. I poor people erano le persone che fuggivano dalla guerra, andando con delle barche, proprio dei pescatori, verso il mare aperto. Per cui dal mare aperto mio padre è stato pescato da tutte le isole Himalaya, come si chiama, scusami, le isole dove ci sono le indonesiani, questo perché infatti lui è rimasto per tanti mesi in queste isole e poi hanno derubato, si può dire, tutto il loro avere, perché mio padre portava dietro quello che riusciva di oro, perché la maggior parte di quelle persone che vanno via cercano di portarsi via magari un po' di oro. Ai tempi c'erano, appunto in Indonesia c'erano ancora i pirati, per cui i pirati ranzavano, li prendevano, alcuni infatti Cacchio. alcuni miei cugini sono spariti, non si sa che fine ha fatto, anche un mio Madonna. zio è partito e poi non si sa più niente di loro, perché magari sicuramente sarà È stato beccato dai pirati, esatto, gli hanno preso tutto e poi l'hanno esatto. buttato in mare. Sì, Probabile, insomma. addirittura mi raccontava mia mamma, mio padre, che alcuni si facevano, è brutto a dire, vomitavano per spalmarseli, per così i pirati non violentavano le donne giovani. Non violentavano le donne giovani, queste cose qua, per puzzare, non fare in modo che la gente Ah, venisse. No? Sì, certo. No, no, ma esatto. assolutamente. Guarda, io come sai, visto che segui Scazzo Moderato, ovviamente guardo molta TV, informazione americana, e guardando, interessandomi a tutto il discorso di adesso, questa enorme massa di gente che sta attraversando il confine col Texas, ovviamente tutto quanto è gestito da questi contrabbandieri, mafiosi texani, che comunque poi Cavoli. non solo, cioè fanno di tutto, le donne le stuprano, cioè la maggior parte delle donne iniziano a prendere la pillola prima di affrontare cose perché sanno già che verranno Per non rimanere stuprate, incinta. per non rimanere incinta, perché le ragazze giovani le fanno fuori tutto, cioè proprio le battezzano tutte, poverette, è un disastro. Per cui da lì tutto il mondo, soprattutto da quello che mi ha raccontato anche le persone che poi quando sono venuto mi sono un po' informato,
che il Papa, quando c'era il Papa Giovanni XXIII, se non ricordo male, aveva fatto un appello. No, scusa, Paolo, scusami, l'altro Papa che è diventato Giovanni Paolo II, ha fatto un appello a tutto il mondo per salvare tutti questi profughi in mezzo al mare. Per cui la Marina Militare Italiana di Trieste sono partiti e hanno pescato mio padre con mio zio e altri amici, perché mio padre era in mezzo al mare, per cui si è salvato per poco. Se andate su Facebook c'è comunità vietnamita, non so se te l'ho girato, c'è una comunità proprio, un gruppo di Facebook dove ci sono tutte le foto della Marina Militare, dove ci sono tutti quelli che abitano in Italia ringraziando la Marina Militare italiana per quello che hanno Davvero? fatto. Ma Sì, sai, bellissimo. con le Cioè, foto bellissima. Nella ricordo. disperazione, Sì. però, mi fa piacere sapere che la nostra Marina ha fatto Certo, una no, la cosa. fai te. Grandiosa, secondo me, sì, proprio grandiosa. Certo. Ma infatti tutti i vietnamiti ringraziano ogni anno. Infatti, l'anno scorso è stato il 40º anno, mi sembra, 40º anno del salvataggio di tutti questi profughi. E poi da lì hanno smistato tutti in giro per l'Italia. Mio padre è venuto verso la Lombardia, in provincia di Monza Brianza, ha lavorato lì con i pratica. C'erano gli incentivi di Stato e chi prendeva questi profughi aveva, come solito, percentuale magari di tasse minori Uno per sconto aiuto sulle umanitario, lire. esatto, come solito, esatto, quelle cose lì. E poi adesso lui è in pensione e da lì io dall'85 con mia mamma e la mia sorella maggiore, poi è nata un'altra piccolina In Italia. in Italia, esatto, quando si sono ricongiunti. Ok. Beh, quindi tu sei arrivato a 7 anni, beh, all'inizio non sarà stato facile, nel senso, arrivi in un paese No. dove la gente è completamente diversa da te, parla una lingua Non sapevo nessuna completamente. lingua, non sapevo neanche la lingua, per cui mi mettevo. Ai tempi non c'era un accompagnamento, c'era una persona che mi accompagnava. Da quello che mi ricordo io, c'era la persona, l'assistente, scusa, l'insegnante di sostegno che mi insegnava le cose, però mi hanno già subito messo nella seconda elementare. Pronti, mi hanno buttato dentro Tu già non capivi una la seconda. parola, l'insegnante muoveva la bocca e tu la guardavi. Ma poi veniva a casa nostra a fare un po' di ripetizione, poi piano piano. Poi i bambini si sa che dopo 3 anni abbiamo già subito acquisito con l'accento milanese o brianzolo che è, perché i bambini comunque, io mi ricordo che dopo 3 anni parlavo già l'italiano. E la gente non sapeva neanche che ero appena arrivato. Quando ho fatto il militare, io ho fatto il militare a Milano, il primo. E dopo il CAR, che è l'addestramento, l'ho fatto in Liguria. Poi, dopo il giuramento, mi hanno mandato a Milano, in caserma a Milano. E a Milano c'era un ragazzo di origine giapponese, ma era Sì. nato e cresciuto a Milano. Anzi, neanche a Milano, aspetta, a Brescia, e parlava Ah no, bresciano. mamma mia. Io Era. conosco degli amici di Brescia con la mia faccia che parla in bresciano, è come dire Balotelli che parla in bergamasco. C'è un Esatto, accento ma proprio bresciano, perché è una Balotelli, cosa anzi, ma Balotelli è bergamasco snob, proprio. capito? È uno che parla italiano bene. Questo parlava proprio il bresciano, quello da muratore incattivito, no? Io lo guardavo e dicevo, cazzo, e si chiamava Yagi. E dicevo, cazzo, Yagi, sei veramente incredibile. Era bellissimo, davvero. E adesso a Dubai ho conosciuto un po' di ragazzi. Nati e cresciuti in Italia, ma da famiglie nordafricane, c'è un ragazzo che ho conosciuto, origine tunisina, ma lui, ma tu lo senti parlare, dici te sei pesarese, perché lui arriva, è marchigiano, marchigiano tutta la vita, poi io sono di Riccione, quindi i marchigiani li becco al volo. Io ho detto, e un altro che si chiama Ahmed, che invece anche lui ha l'accento milanese fortissimo, perché è Sì. di famiglia egiziana, ma cresciuto in Italia, Ma mi quindi. prendono in giro quando vado in Puglia. Uè, testina, così mi chiamano parlando. Perché si sente l'accento un po' milanese al nord, no? Certo, Allora no, i si sente. cognati mi prendono in giro. Esatto, perché infatti tu Arrivato il se dicevi milanese. sei sposato con una pugliese. Sì, Di infatti. dove? È provincia di Foggia, ma è del Gargano, sai là dove c'è in pratica dove c'è la punta, dove c'è Vieste, Peschici, quelle zone lì più fuori. Ok. Infatti,
Ok. Poi i foggiani sono di retroterra, invece la parte di mare è come se fosse un altro stato, si può dire. Ok, sì, no, la Puglia è bellissima. Sono stato una Cos'è? volta, ma mi piacerebbe Tanto tempo tornarci. fa. Ascolta, ma Sei andato nel allora, Salento? No, sono nel andato, Salento. no, io sono andato 13 anni fa a Cisternino, quindi un po' nell'entroterra, avevamo preso un trullo con la mia morosa del tempo, siamo stati 10 giorni in questo trullo e poi da lì partivamo, andavamo un po' Sì, sulla andavate, sì, spiaggia. bello. Sì. Così una volta siamo Libera, andati sì. a Taranto, una volta da un'altra parte, giravamo un pochino. Però diciamo che la base era lì, quindi la sera si dormiva lì, poi il giorno si girava, c'era il È bella posto più lunga vicino. la Puglia. Eh sì, bella Bello. lunga. Sono Molto lunga. stato 2 settimane fa per lavoro. Sono stato lì a Rodi Garganico e poi sono andato a San Giovanni Rotondo e poi siamo tornati a Firenze. Ci abbiamo fatto. Minchia, un giro della Madonna. Da Milano poi No, lunghissimo, io mi ricordo partire da Riccione già era lunga, da Milano ci aggiungi quelle 2 ore e mezza, Monza. Hai detto che stai a Monza? Monza e Brianza, bro. Monza, Monza. Sì. Sono venuto Provincia di Monza e Brianza. solo una volta sono venuto. Ero ragazzino, 16 anni, sono venuto con 2 miei amici, siamo andati a dormire al campeggio che Formula c'è al 1? parco, sì esatto, il campeggio che c'è lì di fianco alla pista. Ovviamente di notte ci siamo intrufolati dentro, Beh, ovviamente. normale, si usa, tutti l'hanno fatto. Ok, bene. Allora, ascolta, dimmi un po' una cosa. Quando e come hai scoperto scazzo moderato? Tac. Vabbè, guarda, io ho visto diversi video tuoi, mi ero molto interessato e mi sono praticamente registrato così mi arrivano le notifiche di tutti i video che ti arrivavano. Purtroppo, sai, essendo tanti video, non sono riuscito a vederli tutti, ma un video in particolare che mi ha colpito tanto è quando hai parlato, perché io sono amante anche dei film di Arma Letale, la tua analisi su questi film di Hollywood che purtroppo politicamente corretto non ci saranno più, si può dire. Da una parte cercano di censurare alcune cose e mi è molto piaciuta questa analisi, che è un po' particolare, che non ci ho mai pensato, sinceramente, devo Sì, i dire primi 10 minuti di Arma Letale che sono qualcosa la verità. di. Pensando nel giorno di oggi Infatti. sarebbe cosa sta succedendo? Poi si può dire che è quasi, non dico vita reale, ma magari alcune famiglie, quello che come quando hai descritto che arriva il padre che sta facendo la doccia, arriva la figlia, così tutti Sì, tanti auguri. esatto. Lo fai adesso, veramente, subito tutti quanti si Si chiudono. sta, ah, maniaco sessuale, così. Sì, Io mi ricordo, beh, anch'io in casa. Mia mamma beh. girava nuda tranquillamente Infatto. quando ero Vabbè, tanto hai bambino. famiglia, no problem. Sì, va bene. No, no, fra l'altro, visto che stai, insomma, anche tu sei un amante di film, io ultimamente guardo veramente più film vecchi che nuovi. E ieri sera mi sono guardato Le ali della libertà con Tim Bello, Robbins bello. e sì, Morgan Freeman, molto bello. E visto che ultimamente parlo spesso di razzismo in America, eccetera, no? Cioè, questo film che comunque è, credo, dell'85, dell'87, non so, ero abbastanza piccolo quando è uscito. Cioè, in tutto il libro c'è la storia di queste due persone che stringono amicizia, uno bianco e uno nero, dentro alla galera. Il film dura quasi 2 ore e mezza, bello lungo, bello intenso, ma non viene mai fuori. Cioè, Però ti è una passa storia. subito, però ti passa subito Ti passa comunque. subito ed è una storia, secondo me, molto più antirazzista di tutte le storie di adesso che te lo devono sbattere in faccia. Invece tu lì hai due persone che si relazionano normale, come, cioè, non è che si pongono mille problemi, Ma non posso in dire. teoria anche nel mondo reale è così, perché io, cioè, anche quando vado nel mio lavoro, quando vado in giro, no? Si stupiscono come quando al telefono magari li chiamo, dico guarda che ci vediamo domani, eccetera, parlo, cioè non sanno che io sono orientale. Quando vado lì dice, ah, sei tu, guarda, non hai nessun accento, però si stupiscono, ma a livello anche molto ottimistico, nel senso per me fa piacere. Qui, nella vita, secondo me nella vita reale c'è una certa tolleranza, ma nei film che cercano di forzare questa cosa, cioè la differenza tra bianco e nero, siamo noi che magari, secondo me, poi che
che fanno vedere in televisione, ma nella vita reale non è proprio così netta la differenza, tranne proprio quelli eclatanti che fanno vedere anche nei... Purtroppo ci sono, ma danno più importanza su queste notizie, perché da questa notizia fa scoop, fa ascolti, fa queste cose qua. Però secondo me la gente intelligente ce ne sono in giro per le strade e non fanno queste distinzioni. Ho trovato anche delle teste un po' di calde, però io le ignoro e vado avanti. È inutile andare alla fine dei conti, voglio dire, ti sei fatto la tua vita, hai sì, due figli, sei sposato, no. Proprio... Sì. Infatti, guarda, quando ho conosciuto il mio suocero e giù da in Puglia, sono veramente, come sapete voi anche, sono veramente, veramente calorosi come persone. Non c'è niente da fare, anche in Sicilia, così, sono stato in Sicilia, sono proprio amichevoli, così, è proprio un piacere parlare con loro, un piacere. Invece a nord è un po' più, guarda, anche Emilia Romagna, a parlare con le persone, proprio, io mi trovo bene a parlare con le persone, poi bene, perché loro sono curiose un po' della mia vita, no? Allora gli racconto, allora è molto, è una cosa piacevole raccontare un po' come sto facendo con te, un pezzo della mia vita. E allora fa molto piacere conoscere delle persone nuove che hanno una visione e non hanno questi pregiudizi che secondo me in televisione fanno proprio vedere, non so perché, si incentrano queste cose qua. Nella vita reale non c'è tanto questa distinzione, secondo me. Guarda, Poi... è più c'è comunque un discorso di fondo che ho realizzato poi ultimamente io stesso, che è molto una questione di vantaggio politico. Cioè, io, Ah, per certo. esempio, ti faccio l'esempio per ricollegarmi a un video che ho fatto stamattina. Ho fatto una diretta stamattina, non so se l'hai già vista, dove parlavo di Sì, questo tizio. esatto, l'ho visto. Sull'investitore, quello SUV, Esatto, una cosa incredibile. l'investitore che in questa cittadina a 50 km da Canoscia ha ucciso 5 persone e ne ha ferite altre 50, andando a manetta con questo SUV. Ora, io ne parlavo anche prima con mia moglie e gli ho detto, scusa una cosa, però tutti quelli che nell'ultimo anno l'hanno menata continuamente con Kyle Rittenhouse è un razzista, è un suprematista bianco, è questo, è quell'altro, e lo Stato vi odia tutti voi neri e non farete mai niente nella vita perché tanto ci sono i bianchi che vi opprimono. A un certo punto il tizio che sclera, al di là del fatto che questo era anche un delinquente, però io me lo aspettavo che qualcuno avrebbe fatto qualcosa del genere, perché c'è questa pressione dall'alto. Che da un lato gli porta il vantaggio della gente che poi li vota perché gli continuano a dire no, io ti amo, gli altri ti odiano. Però non gli stai facendo del bene, perché a un certo punto la gente sclera e fa quello che ha fatto sto tizio. Ma dipende dall'intelligenza di una persona, secondo me. Cioè, questo, sicuramente c'è qualcosa che non va, cioè, uno che stira così e va col SUV, a parte che è un delinquente, è Sì, cioè veramente adesso il caso incredibile. specifico era di questo qui che era un delinquente, però c'è tutta una narrativa Pressione, giornaliera, certo. una pressione giornaliera. Io ne guardo un casino, poi guardo molti attivisti di colore che cercano di sfatare un pochino questo mito perché dicono, ma abbiamo avuto successo. Io conosco, te ne posso dire vari, cioè, per esempio c'è una che si chiama Candace Owens, che è un'attivista. Poi ci sono, ma ho visto anche Morgan Freeman, che lui stesso una volta ha intervistato sulla CNN da uno di quei soloni, dei presentatori della CNN, che gli diceva, ah, ma il razzismo di qua di là, secondo te quanto blocca la nostra vita quando ci opprime? E Morgan Freeman gli ha detto, scusami, ma io e te siamo qui, in prima serata, sulla CNN, io sono degli attori più famosi e pagati, tu sei un anchorman presentatore, prendi un pacco di soldi, dov'è Di l'oppressione? colore, Tutti e due di colore, cioè il fatto che io e come te siamo dicono. qui in questo momento a parlarne in prima serata vuol dire che non è così. Poi è chiaro che c'è gente, c'è sempre, Sì. c'è qualcuno di... O per esempio c'è questo ragazzo che si chiama Joel Patrick, che lui fra l'altro è uno che canta country, fa il cantante di country, che è una musica di solito da bianchi, però lui, e fa mezzo rap e mezzo country.
Io ho visto un po' di video suoi, sono molto interessanti. Ce n'è uno in cui lui lavora anche nel campo delle costruzioni, oltre che fare l'attivista, e praticamente ha detto che una volta è andato da una tipa, raccontava sta cosa, fa: smettete di cercare di salvarci, cari bianchi, smettete di cercare di salvarci. Lui racconta che arriva da sta tipa, lui c'ha neanche un SUV, sai i truck, quelli americani, i Sì, quelli. gipponi, coi rotoni, quelle robe che sarà un 5.000 di cilindrata, no? Sì, Lui che arriva da va questa, un chilometro al litro. una roba inguardabile, che Greta Thunberg se lo vede gli dà fuoco. Questo qui va da sta tipa, lei gli apre e gli fa: ah, mi dispiace molto, I feel you, io lo sento molto così, no? E lui ha detto: questa mi ha guardato come se io fossi un bambino che aveva bisogno, che era caduto in una pozzanghera, aveva bisogno di essere cambiato, che si era fatto male, che mi voleva salvare da qualcosa. Quando la mia macchina vale più della sua casa, io ho detto: signora, quella è la mia macchina, vale più di casa sua di cui stai parlando. Sì, tu, a proposito di questo, forse ho visto anche un video che hai fatto un'analisi tu su quando c'è stato razzismo verso gli asiatici. L'hai fatto tu? Rispetto, anche questo, bravo, Sì, bravo, anche quello ho visto anche, quello è, che c'erano non ho varie mai cose. visto nessuno che è tipo, adesso non dico che è una persona che non sia mai in giro in Italia, che presidente della Camera che si inginocchiava per l'uccisione dei di colore, ma non quelli asiatici. No, no, sì, ah, agghiacciante, cioè lì, sì. No, ma poi, In adesso c'è una America da cosa, qualche dimmi. poi mi dicevi anche che per questa cosa qua, perché venivano sostenuti, perché maggior parte, non so se avevi fatto tu la statistica, che maggior parte degli attacci ero da parte dei gente di colore verso gli asiatici. Ecco, Sì, questo assolutamente. video qua, anche questo video qua, se non mi ricordo male, forse è il primo video che ho visto da te, da quando poi da lì ho iniziato a seguirti. Sì, allora Sempre. lì la cosa, diciamo, la scintilla è nata da un video che girava di una tizia che sta camminando Sì, e veniva. si piglia un cazzottone in faccia, eccetera. Sì, E poi esatto. avevo fatto l'analisi facendo alcuni esempi di questa cosa qui. E la cosa terribile era che poi è venuto fuori che alcuni, sempre della CNN, credo, praticamente avevano iniziato a fare degli articoli, delle cose per il razzismo, bianchi, suprematismo, quando poi sono arrivati al punto che hanno visto le statistiche e hanno scoperto che Esatto, eh. statisticamente la maggior parte degli attacci verso gli asiatici era da parte di gente di colore, Tac, basta. hanno smesso di affrontare il problema. Infatti. E uno di loro l'ha ammesso a un certo punto, ha detto: io ho smesso lo voglio ammettere perché è vero. Io ho smesso di parlare di questa cosa perché mi sono accorto che era una cosa che era un problema dei neri che aggredivano gli asiatici soprattutto, e non volevo che questo in qualche modo rompesse la narrativa, andasse contro il Black Lives Matter, eccetera, eccetera, quindi ho smesso di raccontarla. Io sono stato per lavoro in Sudafrica. Tu non so se come la situazione in Sudafrica finché non vai dentro nel posto. Sono andato ad Durban per un lavoro, eccetera, e ho parlato con una persona del posto, loro in pratica di generazione, sai, sono olandesi, la maggior parte sono olandesi lì, no? Ho Bianchi, sì. parlato con lui e mi diceva che adesso è a dopo l'apartheid proprio è cambiato completamente l'opposto. Per cui quelli col privilegio, quelli di colore per il lavoro, non è, vabbè, si sa nella storia quando si è prima martire, poi piano piano si scambiano i ruoli, come tutte le cose. E lui mi diceva, guarda, che ricordati che il signor che ha tolto questa cosa era un terrorista. Mi ha detto proprio parlando io faccia a faccia. Ricordate che lui era terrorista Ma per io, il bene guarda, dell'America. il discorso del Sudafrica è molto interessante. E un po' di tempo fa ho letto un libro che è molto bellino, perché poi è un libro molto ironico, si legge molto bene, è di un comico, si chiama Trevor Noah, non so se lo conosci, è un comico americano, e credo che ci sia anche in italiano, io l'ho letto in inglese. E lui, praticamente lui è di origine sudafricana.
Poi è diventato un DJ, da DJ è diventato uno speaker radiofonico, poi un comico, alla fine ha fatto strada ed è stato assunto in America, quindi adesso vive in America. Però c'era una cosa, un paio di cose molto interessanti che raccontava, e una che mi ha molto colpito è che lui ha detto: quando è finito l'apartheid è stato un bagno di sangue, ma non oltre all'aggressione magari di chi voleva vendicarsi verso i bianchi, ma anche dei neri sui neri. Perché comunque loro erano divisi, sono divisi in tribù, cioè, Sì, è vero. e le tribù fra di loro si odiavano a morte. E l'unico motivo per cui non si scannavano è perché c'era la polizia bianca super armata che faceva da divisorio. Una volta che quel divisorio è venuto a mancare, è stato un bagno di sangue. E questa cosa, ovviamente, io non sapendola, non me la immaginavo neanche, mi era Ma sfuggita. infatti io sono rimasto stupito. Infatti, quando sono atterrato a Johannesburg, poi sono andato ad Durban. Johannesburg, vabbè, è normale, insomma, in Africa sono tutti di colore, per cui è normale. Io, perché era la mia prima volta lì in aeroporto vedere così tante persone di colore, ma niente di particolare. Poi quando ho incontrato questa ragazza, ha detto che quelli bianchi è più difficile per loro trovare lavoro, È per vero, cui per è loro è vero. molto più difficile. Ci sono. Danno più No, priorità a loro, ci sono le priorità. c'è la Danno prima priorità loro proprio poi. per legge, sì, Sì. assolutamente. C'è un Non lo sapevo. altro, c'è un'altra cosa molto interessante. Non mi ricordo se, non credo che sia sottotitolata in italiano. L'ho visto un po' di tempo fa. Volevo farci un pezzo, poi non ce l'ho mai fatto, perché tanto ovviamente ho dei limiti, sono da solo, quindi ho dei limiti. Però ho visto un reportage di un presentatore della BBC, quindi inglese, nero, che va in Sudafrica e lui va a vedere gli slum, i bidonville, baraccopoli, dove vivono i bianchi, perché ci sono delle comunità di bianchi che sono diventati così poveri che vivono nelle baracche. Quindi Addirittura. in Sudafrica ci sono delle piccole baraccopoli bianche e lui era sconvolto, no? Perché lui diceva: io sono venuto qua. Vedeva di solito il contrario, vedeva il Cioè, contrario, io magari. dicevo, io nero che vengo dall'Inghilterra, dove comunque alla fine i bianchi sono quelli che stanno bene, bene o male le minoranze sono quelle che economicamente fanno un po' più fatica, sono venuto qui con l'idea comunque dell'apartheid e tutto quanto e mi trovo la gente nelle baracche. E la cosa pazzesca, oltre al fatto che poi lui intervistava anche alcune persone nere che dicevano: sì, noi qui abbiamo gli affirmative action, in America, e c'è anche in America, si chiamano affirmative action, che vuol dire, come quello che dicevamo, degli sconti se Sì, assumi un esatto. certo tipo di razza. Il problema è che lì lo sconto sulle tasse, eccetera, ce l'hai se lo assumi i neri, che sono già la maggioranza, perché Sì. in Sudafrica sono, non so, Tutti si l'80% sono sentono, neri. esatto. Quella cosa che mi è rimasto impresso, che non è detto, lui era proprio olandese, diceva, lo sai che tu, orientale, sei considerato come loro, di stesso livello che io, che sono bianco. Addirittura, Ah, non lo sì. sapevo. No, ma poi, per dire, a un certo punto lui intervistava una persona di queste baraccopoli, ne intervistate varie, no? E c'era questa donna sui 50, una che ormai la sua vita è finita, perché a 50 anni non è una persona Probabilmente specializzata che ha un alto livello di professionismo, che quindi può trovare a fare qualcosa, stai già in una baracca, da lì non ci vieni più fuori. E lei accettava la cosa come se fosse, cioè, lei diceva: eh sì, perché comunque noi bianchi in passato abbiamo sfruttato i neri, allora adesso è giusto normale. cioè, lei Ok. accettava Non c'è. come una punizione La divina per punizione, esatto. quello che avevano fatto probabilmente i suoi progenitori, anche i suoi nonni, Sì, sicuramente, e adesso accettava l'ingiustizia per bilanciare le ingiustizie di due generazioni prima, che per me è una cosa allucinante. Però lei esatto. culturalmente lo accettava, lei diceva: sì, è giusto così, cioè mi stanno inchiappettando e sono contenta e lo trovo giusto. Perché i miei parenti, i miei antenati hanno fatto del male. Non so quale tipo di lavaggio di cervello abbiamo. Ogni paese c'è il suo. Infatti a me piace molto viaggiare, tipo da te non so come funziona, com'è lì vivere lì da Benissimo, te. non torno in Benissimo. Italia neanche se mi sparano. Perché c'è un lavoro, perché lì è un po' più difficile.
Ah, qui si sta Perché... bene, la città è pulita, è sicura, tutto funziona bene. C'è Siamo qualche tanti. pro, qualche contro, qualcosa di contro? Ti faccio io l'intervista adesso. Vai, fammi l'intervista, vai, chiedimi, No, chiedimi. vabbè. No, io sono curioso. Di solito faccio di solito tipo le donne possono guidare? No, qui stai Sì. scherzando. Mia moglie guadagna il triplo di quello che guadagno io, cioè. Ah, sì. Stiamo parlando di niente, stiamo parlando. Fanno tutto le donne. Non è... Però no, è una domanda giusta perché comunque è un paese arabo, molti magari se lo possono chiedere, però cioè, noi siamo confinanti con l'Arabia Saudita, ma sono due mondi completamente separati. Qui le donne si vestono come vogliono, minigonna, tacco a spillo, camicetta scollata, quello che ti Sì, pare. Poi è... occidentalizzate. La buona creanza richiede che durante il Ramadan, nelle 4 settimane del mese sacro, tu non vada in giro proprio. Cioè, però lo chiedono anche gli uomini, cioè anche gli uomini dicono magari evitate di andare in giro in canottiera e Sì, pantaloncini. accettano questa regola per un tot di mesi all'anno. Cioè, ci sono quelle 4 settimane del Ramadan che tu non vai in giro mangiandoti un panino in faccia a chi è a digiuno dalla stamattina. Esatto, da chi sta digiunando e con le due cose, ma cioè, i vantaggi sono tali per cui con le due o tre cose, che poi è questione di buona creanza, cioè nel senso Sì, tu che sei un buona paese buon senso. rispetti un pochino quello che sono le tradizioni, poi alcune ti possono Certo, piacere, certo. altre ti Sì, possono non infatti. piacere, però. Clima com'è? Com'è il clima? Ecco. Adesso è bellissimo, adesso è Bene. bellissimo. Adesso, da adesso fino a maggio io sono in paradiso, Ah, bene. perché si sta bene, la sera è fresco, però non freddo, e durante il giorno se vuoi vai al mare, si sta bene in maglietta, però non è mai caldo letale. Cioè Ah. adesso il caldone è giugno, luglio, agosto, Agosto. settembre. Ottobre, diciamo fino a metà ottobre, se ancora così così, poi da metà ottobre in poi si inizia a star bene. Mangiare come lì? Mangiare? Tu sai che Ecco, sei italiano, quello romagnolo. forse, quello è uno dei contro, nel senso che, allora, per mangiare bene devi spendere una cifra indecorosa di soldi, cioè, ma vergognosa. Io quando vengo in Italia, cioè, offro da bere, da mangiare ai miei amici, perché dico, raga, cioè, a mangiare una pizza in quattro... Se lo pago io per tutti, spendo meno di quello che spendo da solo quando vado fuori con mia moglie. E in più la qualità di quello che prendi al supermercato non è neanche paragonabile a quello che troviamo in Italia, cioè proprio no. Al di là del fatto che ovviamente non si trovano prodotti buoni a base di maiale, cioè c'è qualcosa, però. Non è molto perché poi arriva un sacco di roba dall'Inghilterra, quindi trovi le salsicce inglesi, gli affettati inglesi, che per carità non è che fa schifo, però cioè noi siamo imbattibili, cioè l'Italia è imbattibile in quello, non c'è proprio paragone. O per dire anche la frutta e la verdura, comunque non essendo mai roba fresca, non ha lo stesso sapore, perché è stata 2 o 3 settimane in frigo, cioè quello che mangi te, che cazzo ne so adesso cos'è, quello che c'è adesso di stagione, 3 giorni fa era attaccato alla pianta, quello che ti compri tu. Ah, ok, questo. Quello che mangio Invece lì è io tutto era sulla qui. pianta 1 mese e mezzo fa, cioè è Ok. stato in frigo per 1 mese fra container vari, robe, non hanno gli stessi sapori, non c'è paragone. Quello è uno delle Poi non hanno parti. niente di prodotti locali, in pratica. Non hanno niente, Beh, tranne il poco, cammello, poco. il dromedario. C'è la carne di cammello che è buona, una bella salsiccia di cammello ce la si fa, e datteri buonissimi. Ecco, l'unica Ah, cosa. sì. I datteri che in Italia non sappiamo cosa sono i datteri. Cioè tu i datteri Io che sì, mangi... io lo conosco perché sono andato in quelle. Sono stato in Egitto, l'ho mangiato in Egitto, quella Ecco, zona lì. allora da quelle parti... E sai che è un altro pianeta. Sì. No, quello che mangi qua, infatti, l'ho preso una volta e ho detto no, lasciamo No, stare. no. E il resto... L'Oman è un po' più produttivo perché è molto più verde, quindi per esempio le melanzane molte arrivano dall'Oman, però tutto il resto, cioè le carote, tutte dall'Australia. Molta roba arriva dall'Europa, però come detto, cioè comunque c'è tutto il discorso delle navi, eccetera. Quindi quello è uno dei pochi, sì, lati meno belli. Cioè, chiaro, infatti io quando vengo in Italia mi abbuffo come un porco, cioè, Tanti chili.
Sì, quando vado torno in a casa Puglia ci io. trovi sempre, sempre, sempre. Ma come io, tutti gli italiani, cioè io ho il mio gruppetto del calcetto, che siamo tutti italiani, è una cosa comune. Cioè, quando uno torna dall'Italia, sai già che per 2 o 3 partite fa schifo, non si muove in campo perché è un panzone. Cioè, ormai è così, è così. Vabbè, mi piace Jimmy, questa cosa guarda, che ci siamo. sei scambiati i ruoli. Jimmy, adesso tra un po' devo andare perché devo preparare le bimbe a dormire, eccetera. No, no, E madre, sì, ti saluto che magari tutti le riusciamo. 11:30. Anche tu, esatto, che te è mezzanotte, quasi mezzanotte, Va 11 e bene. mezza. Magari facciamo la seconda parte se vuoi, perché ce n'è da. Io ti continuo a Volentieri, seguire. volentieri, molto volentieri. Metterò le mie battute ogni tanto. Assolutamente, assolutamente apprezzate. E Va niente, bene. ci sentiamo presto. Grazie ancora. Un saluto a Grazie a te, tutti Jimmy. i nostri utenti di Scherzo Moderato. Spero che non siamo stati noiosi. Come sempre, invito tutti, perché io lo so, ho scoperto durante la diretta quella che mangiavo i biscotti. Non so se ci hai fatto caso. Ciao, ciao, Dobbiamo bambino. preparare che deve da dormire adesso. Vabbè. Loro dormono presto, che devono svegliarsi presto. Sì. Ho scoperto che ho anche un po' Dai. di follower sudamericani. Quindi invito Sì, anche i follower giusto. sudamericani a fare una puntata di chiacchiere fra i migranti. Ok? Ciao, Va Tri. bene. Ciao, Ciao, grazie grazie mille. mille. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.